Pur non rinunciando alla spensieratezza tipica dei giovani, tutti i Granata avevano avviate attività extrasportive che garantissero anche dopo il tramonto agonistico la tranquillità delle proprie famiglie. Loic aveva una ditta di vernici, Ballarin e Greser un negozio di tessuti, Mazzola un negozio di articoli sportivi, Ossola e Gabetto un bar. Sempre pronti, come tutti i grandi, a fare dell'umorismo su se stessi, scherzavano spesso su queste loro attività. Ne fa fede una registrazione dell'epoca che ospita le voci di Loic, Bacigalupo, Martelli, Mazzola, Ballarin e Greser. Intervistatore d'eccezione fu Franco Ossola, che aprì la registrazione invitando Loic ad illustrare il suo campionario di vernici. Ecco qua il mio campionario, ragazzi. Guardate che tinte, che toni, che riflessi hanno queste vernici. Che ne dici tu, caro Bacigalupo? Davvero belli quei colori. Quel bianco, quel nero, come sono brillanti. Appunto, però guarda questo color granata come spicca di più fra tutti gli altri colori. Si stacca, si distingue. Per esempio, se tu dipingi anche una volta sola con questo color granata, mettiamo uno scudetto, non c'è più niente da fare. Non lo mandi più via. E tu, Gabetto, come preferisci il pubblico? Come spettatore di partito o come cliente di bar? È difficile rispondere, vero Ossola? Proprio così, per quanto la risposta sia resa più agevole dal fatto che quasi sempre i tifosi sono anche degli ottimi consumatori. Successivamente Ossola chiese a Martelli se ritenesse opportune le iniziative commerciali dei suoi compagni. Beh, francamente non posso dirle granché. In quanto la mia attività extrasportiva è quella di studente al sesto anno di medicina e di scassatore di macchine. Ma piuttosto voi due, Ballarin e Greza, mi sapete rispondere come è andata a finire il vostro negozio di tessuti? Mi fai ridere. È andata a finire con un telegramma che ci raggiunse quando eravamo in trasferta. Incassi non bastanti nemmeno per pagare il personale, perciò meglio smetterlo. Saluti care vostre mogli. Buona questa. A Mazzola fu chiesto se non avesse per caso con sé uno dei palloni che fabbricava la sua ditta. Se viene sul campo gliele faccio vedere uno. Ma i gol li segna meglio con i suoi o con gli altri palloni? È inutile chiederlo, i suoi sembrano che li aiutino quando sta davanti alla porta. Ho capito, sentono la voce del padrone. Certamente. Ascoltiamo Aldo Ballarin. Sono molto contento della nuova grande vittoria dell'Italia e spero che tutti i tifosi d'Italia siano contenti. Saluto mia moglie, Piuccia, Tonino, i miei genitori e tutti gli amici, in particolare gli amici e sportivi della birreria per Avena. Il 4 maggio del 49 il Grande Torino sta rientrando in aereo da Lisbona, dove ha giocato contro il Benfica. Mancano pochi minuti all'atterraggio, piove a dirotto, il cielo è nero e ostile, le colline aggredite da nuvole arcigne, il collo di Superga è immerso nella nebbia. Quando il dramma più impietoso che la storia dello sport mondiale ricordi si compie, sono le 17:07. Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo. E allora, signora Greger? E allora ero lì che ascoltavo e guardavo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina. E invece purtroppo erano loro. Signora Gabetto, lei dove si trovava? Io ero al bar Vittoria, al bar che insomma gestivamo assieme con Ossola. E alle 5 dovevo prendere servizio alla cassa e mentre ero lì, insomma, vedevo che tutti mi guardavano, eccetera, ero ignara di tutto. E a un certo momento mi telefona mia mamma dicendo: guarda che sembra che sia successo qualcosa all'aereo del Torino. Ho detto: ma no, stai tranquilla, dico, tutte le volte che sono in volo sti ragazzi, dico, ci sono sempre delle dicerie, qualcosa del genere. Poi dopo un po' telefono all'aeroporto. E sempre occupato. Comunque a un certo momento riesco a parlare. La signorina, non sapendo chi ero, eccetera, io chiedo notizie dell'aereo del Torino. Mi dice: ma signorina, dice, sono tutti morti. Dice, caduto mezz'ora fa, sono tutti morti. Al che io svenni e poi, logicamente, le conseguenze si sa quelle che possono essere. Signora Ossola, lei era all'aeroporto, vero? E io mi trovavo là con la signora Casalbore. Quando pioveva molto, era bruttissimo tempo, quando si è sentito da trasmittente che l'aereo era su Noli, Noli Ligure. Poi non riuscivano più a prendere la posizione dell'aereo. Dopo un quarto d'ora il capitano mi dice che erano atterrati a Milano di tornare a casa. Tornai a casa e la casa era piena di gente, però io non so, non ho chiesto niente a nessuno.
Sono entrata in casa, mi hanno preso la bambina. Entrata in casa e dico a mia sorella di andare a vedere. Lei mi è uscita, torna in casa e mi dice: chiedi dove è Franco. Io ho telefonato al bar perché sapevo che c'era la signora Gabetto, ma non c'era più. Mi hanno detto che era andata a fare una commissione. Signora Greggiar, fu lei, crediamo, a telefonare alla famiglia di Aldo Ballarin, vero? Sì, sono io a telefonare alla signora Ballarin. Quando ho incominciato a vedere gente in casa, ho telefonato alla signora Ballarin e le ho detto: signora, è Aldo? Dice: Aldo è con Pino. Ho detto: signora, ma guardi che... ma guardi che sono insieme. Non lo aspetti. Non lo aspetti. Tatti Galuto, Ballarin, Maroni, Greggiar, Rigamonti, Castigliani, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ossola.